Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Siege. Sono risalito a bronzino 1, ragazzi, quindi in questa ranked vorrei tornare in argento, da dove sono venuto. Infatti nelle prime 10 ranked che ho fatto mi ero qualificato, non so se ve l'ho mai detto, argento 3. Ed argento 3 però poi una sequela di sfigate, sono riprecipitato parecchio. Vorrei tornare a salire in questa ranked dove sono da solo, ma dalle prossime mi organizzerò per formare un team, magari in degli orari, perché non becco mai nessuno quando gioco io. E quindi andiamo con questa prima ranked e vediamo un po' di vincere, ragazzi. La voglio vincere, mi devo impegnare, devo dare proprio il massimo oggi. Ok, team artificieri in questa mappa che la conosco un po' bene, cioè ci ho giocato diverse volte, non è molto grande, è facile da intuire perché è una casa. Il primo Blackbird, ci spacchiamo, andiamo, sentiamo un po' che aria tira. Ok, allora, apprestiamoci a individuare la bomba, la devo vincere, devo iniziare a salire di ranking, ragazzi, perché qui devo iniziare anche a... mi voglio impegnare a fare più kill, una bomba, no? Mi hanno già lasciato, quindi io mi ficco qua. Qua, ottimo, cioè sto praticamente dentro la bomba e non mi beccheranno mai. Il top, non pingo nessuno perché altrimenti mi faccio sgamare come un idiota e aspettiamo che finisca questo tempo, perché questa la voglio vincere, ragazzi, la voglio vincere. Allora, occhi aperti per il nemico, sempre metto lo scudo perché qui un attimo che aprono una finestra e mi sparano. Andiamo un attimo sopra, perché, ok, qui ci si muove di lato così, devo stare attento perché praticamente indietro ci vado con sinistra, è un casino. Allora, eccolo, eccolo, bam! Ok. Hai trovato la bomba. Però non riesco a entrare. Che palle, non posso. Non posso entrare qui, è una gran sola. Devo salire sopra e riscendere qui di lato. Poi vediamo un po', ok. Vediamo un pochettino. Dove sta la bomba? Chi ce l'ha? Chi ce l'ha? Dove sta? Tanto qualcuno sbuca sicuro. Dove sta? Ma dov'è il Bomberman? Come on Bomberman. Qui c'è quello, questo tizio non vuole venire a piazzare la bomba. Perché mai? Che cosa aspetti? È free. Vieni di qua che ti curo. Ok. Dai, non ti farò ammazzare di nuovo però. Dai. Ok, piazza, ti copro io. Ti covero, non ti preoccupare. Non ti alzare adesso che ti shotto però. Perfetto. Va benissimo, vediamo se mette il naso fuori, lo sturo, proprio all'istante. Dai, manca pochissimo, ce la facciamo, questa la vinciamo, veramente gli abbiamo fatto male, perché anche se adesso mi ammazza ne siamo così tanti che non disinnesca, perfetto, top. Ha eliminato i difensori. Tanto un nemico abbandonato, il top, possiamo difendere le bombe. Allora, mi sono preso Caveira questo giro. Caveira perché me ne voglio andare in giro e se sono in 4 è anche il top. Dove sta quel maledettissimo drone qui? Ci prendiamo anche il giubbetto e questa volta li vado a cercare con la pistolina praticamente. Rusherò un pochino questo round. Vediamo, speriamo bene. 10 secondi. Speriamo di risolvere. Mi sono anche ficcato da solo in trappola. Quindi, vediamo un po'. Possiamo andare di qua. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Di qua c'è la porta a sinistra. Ormai inizio a impararli i posti, va bene.
Nessuno si è preso l'armatura. Vediamo un po' dove potrebbero stare questi bastardelli. Questi bastardelli potrebbero stare qui. O no? Rimettiamo arma 1. Dov'è? Mi sento, sento dei movimenti, ma non li trovo, non li trovo. Allora, aspettiamo un po'. Aspettiamo un po'. Vediamo le telecamere se trovano qualcosa. Qui non c'è niente, niente. Con la bomba niente. Oh, 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 oh. Allora, aspetta, qui c'era qualcuno. Hanno sparato la telecamera. E dov'era quello sotto? Alle scale? Alle scale? Mettiamo la pistola, passi silenziosi. C'è qualcuno qui? Allora, io provo a fotterlo, vediamo un po'. Con tipo una granata esplosiva. Oh merda, mi sciotta sicuro, mi muovo, scappo, vado in giro. Ok, va bene, va bene, va bene. Va benissimo, va benissimo. Posso tornare a essere invisibile. Vediamo un po' se frezziamo. Se rimani in questa zona. Ok, me ne sono andato fuori. Torniamo di qua, vediamo di caveirare qualcuno, vediamo di caveirare qualcuno. Sarà qui? Dove sta? Qui? Ce lo becchiamo, dai che ce lo becchiamo noi, sento sparare qui sotto. Quindi vediamo se ce lo becchiamo dalla finestra. Ah, sta lì con lo scudo. Ti butto una bomba. Ma guarda sto stronzo. Ma guarda, mi ha ucciso, incredibile. Come ho fatto a non prenderlo? Cioè era sempre rosso quel fottuto mirino di merda. Cioè non ci si può credere. Vabbè, gli ho sparato in maniera molto superficiale e grezza, perché ho detto allo scudo. Lo devo prendere a culo. Però non è possibile. Intanto devo assolutamente mutare tutti quanti questi bambini, perché c'è una cosa assurda. Allora, proviamo a pingare qualcuno per i nostri compagni. Vediamo se lo becchiamo. Ok, l'hanno presa. Questa si mette bene, si mette bene. Si mette bene, quindi ci siamo. 1-2-1, due assist ho fatto, però non male, anche se questo ultimo con Cavera è un po' una cagatina. Però ci riprendiamo. Questa volta, visti i precedenti, ci possiamo riprendere questo. Perché questi qua in difesa prima non sono stati per nulla competitivi. Quindi mi riprendo Blackbird e ci riprovo. Ok, andiamo in cerca della bomba. Sento già sparare, quindi sicuramente ci siamo vicini. Appunto, ecco qui una bomba. E ci mettiamo nascosti anche vicino alla bomba, in modo tale che magari non ci vedono. E aspettiamo, ci mettiamo qui. Ci mettiamo qui e ci fermiamo. Magari inquadriamo bene da questa parte. E ci fermiamo così. Abbiamo lasciato la telecamera anche in un buon punto, che è una cosa per niente male. Ah, hanno messo un jammer nei paraggi. E lì, va bene. Speriamo che non me ne mettano un altro più vicino. Mi allontano un po'. Allora, il disinnescatore è stato recuperato. Metto lo scudo balistico qui, come si chiama, lo scudo proteggi faccia. E la bomba è lì. E quindi scendiamo. Una è a piano terra, l'altra a piano interrato. Qui non vedo ancora nessuno, non vedo. Non vedo nessuno. Non vedo nessuno, almeno non ancora mi spara nessuno. Vediamo un po'. Qui sembra libero, ma l'apparenza inganna. L'apparenza inganna, perché secondo me lì c'è qualcuno. Secondo me lì c'è qualcuno. Allora, facciamo così. Riaccendiamo un attimo il drone. No, dove sta il drone? Non avevo. Me l'hanno ucciso. Ok, me l'hanno ucciso. Quindi facciamo così. Tiriamo un drone. Qui è libero praticamente. Qui è libero. Quindi io direi di prendere subito possesso della zona. Non c'è una trappola, no? Ok. Ok. Vediamo un po' se stanno sotto. Ce li becchiamo magari. Oppure stanno lì e adesso mi fegano. Vediamo un pochettino, vediamo un pochettino.
Ok, sta piazzando, va bene, questo round li stiamo proprio devastando. Quindi, vediamo un po', vediamo un po'. Facciamo così, ci nascondiamo qui, che se sbuca. Ah, l'ha freddato fuori, va bene, siamo 3v3. 3v3, ci siamo, dobbiamo soltanto aspettarli, dobbiamo soltanto aspettarli. Il disinnescatore è da quella parte, potrebbero fare irruzione da qui o da lì. Vediamo, se fa un passettino avanti lo becchiamo. Ok, sta là, ti vedo. Ti vedo, ti vedo. Ok. No, cazzo, cazzo, cazzo. Però abbiamo vinto, top, top. Bomba disinnescata, top. Missione riuscita. Bomba disinnescata, missione riuscita. Anche se la ricaricare è un casino, ho fatto, non scatta a rialzarsi. Un disagio proprio questa cosa che non scatta. Potevano farlo come il controller, cioè perché due tasti per fare la stessa cosa, io non capisco. E poi perché non si alza con lo scatto, non capisco. Cioè, spero miglioreranno questa cosa. Vediamo un po' chi mi prendo questo giro. Questo giro voglio provare a intrappolare qualcuno, quindi mi prendo lei con filo spinato e partiamo da qui. Go. Io direi che possiamo mettere qui una bella trappolina. Da dove si entra? Qui ci sono un sacco di entrate. Quindi io direi no, ho sbagliato. Qui questa bella trappolina. Spostati. Ok. No, qui. Ok. Poi la mettiamo una anche sotto la finestra, non si sa mai, o davanti alla porta, non lo so, sinceramente non lo so. Sinceramente non lo so, mi manca anche il giubbetto antiproiettile. Speriamo di beccarli in una zona tipo, l'altra bomba dove sta? Sta qua, l'altra sta là, ok, uccidiamo il drone. Queste finestre qui io farei così, farei. Ci metto una bella trappola in mezzo, che se ci cascano dentro va bene. E un'altra la metto qui, che adesso mi esplode in faccia, perfetto. Ma mi uccidono, ne sono sicuro. Sono sicuro, sono sicuro. Dove sta? Sono fottuto, eh. Sono fottuto. Alzati e corri, alzati e corri. No! No, 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 stavo fuori alla finestra. Mi sono fatto trovare impreparato, troppo lento a mettere le trappole. Mi sono sentito un po' un coglione in giro perché stavano dappertutto. Ero sicuro di finire fottuto, vabbè. Vediamo un po' se possiamo pingare e non fargli vincere questo round. Almeno dare una mano ai compagni. 3v4. 3v4 è qui, vediamo se fa un passetto indietro. Ok, va bene, gliel'ho pingato una volta, è più che sufficiente per segnalare che sta lì. Cambiamo cam, vediamo. Ok, più 80. Si spara questo round, dobbiamo via. Eccolo, 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 eccolo. Eccolo qui, shottatelo, shottatelo alla finestra. Ok, è sopra adesso. Non si è accorto della telecamera. Quindi, mentre lui è sul tetto e se ne sta andando da qualche altra parte... Ok, si sparano ma non ci sono morti. È molto combattuta questa partita. Intanto il tempo scorre, mancano 53 secondi. Qui non c'è nessuno. Qui nemmeno. Ultimo attaccante rimasto. Vediamo, c'è un ferito. Eccolo lì, è uno, quello con lo scudo. Ok. Bellissimo, va a curarlo, perfetto. Perfetto. Vediamo come se la cava il nostro amico. Come se la cavano in due con lo scudo, possono fregarlo tranquillamente. Possono fregarlo tranquillamente. Perfetto. Si è fatto fregare quello con lo scudo. Rende anche era un po' poco reattivo, diciamo, ecco. Si è fatto passare dietro. Perché se ne è visti due, forse. Ah no, non c'era l'altro. Vabbè. Comunque una vittoria perfetta, ragazzi. Ho dato anch'io alla fine il mio contributo nel piccolo, ma è stata una partita veramente forse troppo dominata. E non c'è stato spazio, diciamo, per numeri, a quanto pare. Però l'importante assolutamente è vincerla. Un bel 4-0 di rilievo. Vediamo se becchiamo il pacchetto. Non si sa mai.
non lo becchiamo. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, in quanto porterò questo gioco attivamente su questo canale. E per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.